La Vigor Senigallia ribalta la San Benedettese che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio e rinvia di un'altra settimana il verdetto finale del campionato accorciando a 2 punti il distacco al Pineto. Tutto rimandato quindi a domenica prossima con i rossoblù che continuano a cullare il sogno di un sorpasso al photo finish. Nell'ultima uscita della stagione regolare in un Bianchelli gremito e ricolmo di entusiasmo, Clementi deve fare a meno di Pierpaoli e Perri che a causa di problemi fisici hanno visto chiudersi in anticipo la stagione mentre Del Rico non è ancora disponibile ma sulla via del recupero. Dall'altra parte Manoni conferma la formazione delle ultime 2 uscite vittoriose con Cardella al rientro alla squalifica in panchina, direzione di gara affidata al fischietto brindisino Palmieri. La partita è subito vivace e aperta e la Vigor sfiora il vantaggio dopo appena 30 secondi, ma Pesaresi non arriva a deviare sotto misura il cross di Baldini. La Samba risponde subito con Giulia al secondo, con un destro violento al vertice destro dell'area che si alza di poco sulla traversa. I ritmi sono indiavolati al terzo che Riota viene fermato in angolo dopo un'azione personale in area. La Vigor prova a prendere il comando del centrocampo ma si ritrova sotto all'ottavo. Viscardi calcia al limite, una carambola fa arrivare il pallone a Vita che, favorito al rimpallo, trova il modo di girarsi col destro e battere Roberto per l'1-0. La Vigor prova subito a reagire ma al decimo Cheriota non approfitta di una indecisione tra Agostinone e Guerrieri e alza troppo la mira. La formazione di casa continua a manovrare, la Samba resta compatta e attenta a non correre pericoli provando qualche puntata di rimessa per alleggerire la pressione. Al 29esimo vibranti proteste dei padroni di casa quando su un traversone verso la porta dei Guerrieri Pesaresi vince il corpo a corpo con Agostinone che lo strattona vistosamente prima di poter deviare in porta. Palmieri lascia correre ma la maglia strappata dell'attaccante rossoblù sembra dare ragione alle recriminazioni dei ragazzi di Clementi. La Vigor prova a insistere ma sembra subire la pressione dell'alta posta in palio e non riesce a sciogliersi fino all'intervallo permettendo alla Samb di tornare negli spogliatoi senza altri brividi. Dopo il ritorno in campo nella ripresa, la Vigor Senigallia si lancia subito all'attacco e raggiunge il pareggio prima della conclusione del primo giro di lancette. Dalla bandierina Cheriota trova nel mucchio la testa di Pesaresi che infila alle spalle di Guerrieri per l'1-1. Agguantata la parità, la Vigor non si ferma, spinta dal tifo incessante del Bianchelli. Al terzo Mancini ci prova con un gran destro a fuori, Guerrieri ribatte in tuffo, poi Pesaresi non riesce a ribadire in gol. Passano altri 3 minuti e arriva il sorpasso. Capitan Pesaresi si libera verso il fondo e serve in area Baldini, puntuale nell'inserimento e freddo nello scaricare la sfera nella porta sguarnita per il 2-1 che fa esplodere di gioia la tifoseria di casa. La Samba accusa il colpo e senza più obiettivi in campionato e con i soliti problemi societari che hanno tenuto banco anche in settimana, sembra staccare la spina. La Vigor invece gioca sul velluto e al 20esimo si porta sul 3-1. Brioni, stretto sull'out di sinistra da 2 giocatori ospiti, riesce in qualche modo a far uscire il pallone verso l'area dove Baldini si inserisce ancora con grande tempismo per piazzare un chirurgico interno destro il pallone nell'angolo lontano dopo aver colpito la faccia interna del palo. Sulle ali e l'entusiasmo la Vigor non si ferma e al 25esimo fa 4-1. Mancini viene atterrato in area sotto gli occhi di Palmieri che stavolta non ha esitazioni nel comandare la massima punizione. Dagli 11 metri Pesaresi spiazza Guerrieri per il poker. La Samba ha un sussulto alla mezz'ora con Angiulli che da fuori impegna Roberto, poi Marra scalcia al lato sulla ribattuta. 3 minuti dopo quinta rete della Vigor con l'ex Marini che approfitta dell'uscita a vuoto di Guerrieri per mandare in rete al volo col sinistro, rinunciando poi a risultare per rispetto verso il suo passato con la Samba. I minuti conclusivi diventano così pura formalità con la Samba che al 90esimo riduce il pesante passivo con Cardella che da pochi passi riesce a deviare in rete l'iniziativa di Albioni, ma ormai l'attenzione di tutto il Bianchelli è focalizzata sulle notizie in arrivo da Roma, con la squadra che attende unita a centrocampo di conoscere il risultato del Pineto per esultare poi insieme ai propri tifosi che sono pronti a vivere un'altra settimana di attesa verso gli ultimi 90 decisivi minuti.